preso insomma un incrocio dei pali, siete andati in vantaggio, poi che è successo? Ma dopo sicuramente abbiamo pagato la differenza di personalità e anche di esperienza sicuramente che c'era tra le due squadre, quindi la Ternana sicuramente ha fatto gioco, ha fatto più gioco, ci ha schiacciato un po' nella nostra metà campo, però il primo tempo siamo stati bravi a tenere, peccato per aver subito il gol all'ultimo minuto del primo tempo. E nel primo tempo avevamo avuto anche un altro paio di situazioni, tra cui un gol annullato, un tiro da fuori in cui potevamo magari incrementare un pochettino, però onestamente devo dire la verità, la Ternana ha meritato di vincere, soprattutto in virtù del secondo tempo fatto. E abbiamo giocato con molti ragazzi, noi avevo piacere, volevo vedere questi giovani che non avevo ancora visto in partita, ma li avevo visti solo in allenamento, e onestamente sono soddisfatto della partita che hanno fatto, perché abbiamo tenuto abbastanza contro un'ottima squadra che è la Ternana. Quindi complimenti alla Ternana, ma complimenti anche ai miei ragazzi, perché secondo me hanno dato una dimostrazione comunque di personalità, essendo molto giovani, e alla fine comunque ce la siamo giocata. Mister Antonioli, nonostante che lei abbia inserito in formazione molti giovani, però nel primo tempo la Fermana ha tenuto molto bene, quindi primo tempo direi equilibrato, con la Fermana che dal punto di vista dinamico si è fatta preferire alla Ternana. Poi alla distanza è chiaro i valori tecnici. E per quello che invece riguarda il campionato della Fermana, un campionato un po' in chiaroscuro, lei è da poco che sì, ha preso il posto di Flavio Destro, sì, quindi sì, com'è il momento? Ma il momento secondo me è abbastanza positivo, perché veniamo comunque da quando ci sono io, da tre risultati utili, diciamo, e abbiamo perso solo con la Triestina in casa, quindi la squadra sta cominciando a crescere, sta reagendo, anche oggi come avete detto voi giustamente il primo tempo abbiamo fatto una buona partita, anche se hanno giocato molti ragazzi giovani, e nell'intervallo ho fatto il cambio facendo uscire due giocatori più esperti, perché a noi interessa sinceramente più il campionato, anche se chiaramente oggi siamo venuti qua e ce la siamo giocata per eventualmente poter passare il turno. Io credo che la squadra abbia le potenzialità per tornare in una posizione tranquilla e fare un campionato tranquillo, che è quello l'obiettivo della società. Quindi lavoriamo, abbiamo bisogno di lavorare. E oggi ho visto questi ragazzi, ripeto, alcuni mi hanno impressionato, però chiaramente abbiamo pagato care delle ingenuità, e è una squadra forte di esperienza come la Ternana. Ecco, ripartire quindi dal lavoro durante la settimana. Comunque gli aspetti positivi oggi ci sono stati, no? Come abbiamo un po' analizzato anche con lei, soprattutto nel primo tempo. Sì, sì, l'unica medicina chiaramente è il lavoro, ma io del primo tempo sono contento. Diciamo che il primo tempo con Urbinati ed Angelo dentro eravamo sicuramente più competitivi, ma non perché nel secondo tempo sono entrati i ragazzi, ma eravamo veramente nel secondo tempo molto giovani, ha giocato anche un ragazzino della Beretti, quindi secondo me abbiamo tenuto bene anche il secondo tempo. È chiaro che nel primo tempo è quello che fa un po' più riferimento, la squadra aveva fatto un buon primo tempo, c'è stato anche annullato un gol che secondo noi era valido e quindi sicuramente poteva cambiare magari le sorti della partita. Questo non toglie il merito alla Ternana, che sicuramente, come ho detto prima, ha meritato la vittoria e il passaggio del turno. Senta mister, in particolare secondo noi si è messo in evidenza D'Angelo. Sì. D'Angelo che l'anno scorso mi sembra sia stato infortunato per parecchio tempo, però si vede che è un giocatore di valore, è un giocatore a cui lei darà spazio, penso, anche in prima squadra. Ma sì, è un giocatore che avevo incontrato già 2 o 3 anni fa e mi aveva impressionato molto. Sono arrivato qui, me lo sono trovato. È un giocatore sul quale punto, ma come punto su tutti i ragazzi che abbiamo nella rosa, ha sicuramente grandi qualità, sta crescendo di condizione perché viene da un infortunio abbastanza importante, ed è un giocatore che sicuramente ci darà una mano perché ha delle qualità importanti, oggi si è visto in questi campi, ha tirato fuori 2 o 3 giocate veramente importanti. Per quello che invece concerne la Ternana, che è seconda nel campionato, però nel girone C di Serie C, mentre l'anno scorso faceva il B come voi, che ne pensa? Può ritagliarsi un ruolo la Ternana in ottica promozione, oppure la regina potrebbe essere irraggiungibile?
che è prima adesso con 5 punti di vantaggio. Ma io credo che la Ternana ha tutte le possibilità per sicuramente lottare per il primo posto. È chiaro che deve sperare anche in un calo della Regina, perché se la Regina manterrà questo passo, credo che sia difficile un po' per tutti. Onestamente sta facendo grandissime cose, però la Ternana altrettanto, è lì dietro, non deve mollare, perché comunque il campionato è lungo e sicuramente anche la Regina passerà dei momenti difficili. Se saranno bravi a stare attaccati, secondo me se la potranno giocare fino alla fine. Grazie mister, bocca al lupo. Altrettanto, grazie.